sicuramente è molto difficile gestire, specialmente poi quando c'è un atteggiamento che vediamo un po' ovunque, ma sicuramente anche in Italia, di inseguimento del virus, di inseguimento delle situazioni. E questa cosa non la dico a caso, non la dico soltanto io, perché se ci si muove un po' tra le riviste scientifiche, si vede che sono già usciti diversi studi, sia di risk management, sia di studi di politiche pubbliche, che mettono in luce come hanno agito diversi governi. E il governo italiano, sicuramente, del governo italiano si è notato appunto come sia molto spesso stato all'inseguimento degli avvenimenti, più che un governo capace di prevenire, progettare e eventualmente anche di fronte a diversi scenari. Perché è evidente che noi non sappiamo come sarà la situazione quest'autunno, però proprio per questo bisognerebbe avere dei piani A, dei piani B e forse anche dei piani C. E questo manca una comunicazione trasparente. Io un po' ho analizzato la comunicazione del governo in questi mesi, non è particolarmente trasparente, soprattutto non è una comunicazione, diciamola così, per farci capire alla Merkel, cioè non indica valori, non indica soglie, è tutto un po' ad occhio, no? Un po' en gros, non si sa bene oltre quali soglie si prenderanno certe decisioni, al di sotto di quali se ne prenderanno altre, e quindi siamo sempre tutti un po' tra coloro che sono sospesi, perché cioè tu per esempio dici uno potrebbe si potrebbe sostenere che ne so, se arriviamo a una saturazione dell'80% delle terapie intensive si chiude. Sì, insomma, potrebbe essere, no? Una comunicazione così uno lo sa senza stare con l'ansia della comunicazione giorno per giorno. Io non sono uno scienziato, cioè, però... No, però era per fare un esempio, poi lo chiediamo al professor Bassetti se... Sì, ma anche soltanto per dire, in università c'è questa volontà di andare in presenza. Bene, entro quali soglie possiamo permetterci di andare in presenza e altrimenti quando dovremo di nuovo chiudere, oppure si parla nei protocolli, che è tutto molto per sentito dire, che gli studenti riempiranno le classi al 50%. Perché il 50%? Perché non il 40%? Perché non il 30%? Perché non il 60%? Non lo sappiamo. Sembra, perché a noi vengono date notizie così, che noi dovremo fare lezione con la mascherina chirurgica. Diciamo, un medico mi ha informato che dopo un quarto d'ora io inizierò a perdere lucidità parlando dentro a questa mascherina. Non lo so, magari non è vero, però ci si è posti la domanda, possiamo essere rassicurati su questo, che dopo due ore in cui parliamo ininterrottamente all'interno di una mascherina siamo lucidi e come se non l'avessimo? Non lo so, sono tante domande, queste sono esempi anche banali, però che fanno parte della concretezza poi del modo in cui si dovrà gestire una situazione. Io faccio l'esempio che conosco, ma penso che in altri ambiti si possano fare tantissimi altri esempi. Ecco, su questo non c'è chiarezza e c'è l'impressione di un certo così pressapochismo, dilettantismo, incapacità di guardare tutti gli elementi della questione. Questo sicuramente non riguarda solo il governo italiano, riguarda anche il governo italiano, e del governo italiano rispetto ad altri io sottolineerei una certa opacità nel dare le informazioni, e questo è un grave difetto, perché quando si è opachi e poco trasparenti non si rassicura, perché si lasciano le persone nell'incertezza. Sofia Ventura,